Herzog, il quale arrivò con un foglietto scritto a mano, e in questo foglietto era scritto articolo A, la sovranità appartiene al popolo europeo. Anche far vedere che l'Europa non è qualcosa di astratto, ci si dialoga, si progetta insieme, c'è la possibilità di portare avanti i progetti europei. Quindi si può fare riferimento ad esempio nei progetti all'agenda politica dell'Unione Europea, qui ho messo alcune possibili tematiche, ma ovviamente non è uno schema vincolante, si può parlare della crisi economica, del ruolo dei giovani nel mercato del lavoro, di cambiamenti climatici, di energie rinnovabili, di coesione sociale, della strategia Europa 2020. Il patrimonio e l'eredità culturale in Europa e nel nostro paese in particolare è talmente grande che spaventa quasi, naturalmente invece è una grande potenzialità, e l'innovazione e la ricerca di strumenti innovativi per ridare, non solo salvaguardare, ma rinnovare, perché il patrimonio culturale è come la lingua, non può mai essere morto, non può mai essere solo museo e conservazione, è vita, è vitale il patrimonio culturale. Sono Stefano Iacoviello, responsabile scientifico del progetto Innovating Heritage, che è un progetto ideato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Siena e sviluppato in collaborazione con l'Università Autonoma di Barcellona e l'Università di Lubiana. È un progetto che, come dice il titolo, si occupa di patrimonio, innovare il patrimonio, perché il patrimonio esiste soltanto nel momento in cui vive e viene scambiato, discusso, ridiscusso, ed è, il patrimonio è qualcosa che diventa il punto di incrocio del fare di persone. Facendo intorno al patrimonio la comunità si costruisce un'identità della comunità, un senso di appartenenza che può diventare la base per nuove forme di cittadinanza. Il progetto consiste nello sviluppo poi di una piattaforma che si chiama PanSpeech, una piattaforma digitale che serve a incentivare la partecipazione ad una discussione sui temi del patrimonio. E, la piattaforma interesserà nella discussione tre livelli fondamentalmente di partecipanti. Ovviamente il progetto parte lavorando con uno staff composto da ricercatori e persone che si occupano direttamente delle tematiche legate al patrimonio, che inviteranno direttamente altri interlocutori che sono altri ricercatori o i responsabili di istituzioni che si occupano di cultura e patrimonio, come responsabili di musei, enti pubblici, assessori comunali, provinciali, regionali e così via, e questi diventeranno anche lo strumento, i portavoce per intercettare i più ampi strati della popolazione. Masticato dalla macchina, ossia le persone che si occupano di intervenire su questo documento producono quello che noi nel nostro gergo chiamiamo un bolo. Questo documento quindi finisce per generare un documento complesso, che detto in gergo è sostanzialmente un documento che ha una serie di features, una serie di caratteristiche archetipiche che possono essere aggiunte al documento stesso, quindi decidendo un vettore di features che, per essere molto chiari, può essere una sezione di testo, qualsiasi tipo di elemento digitale, una mappa mentale, può essere un inserto video, un inserto audio, ma con la caratteristica che chiediamo a chiunque partecipi quello che viene comunemente chiamato thin slicing. Tu sei esperto in qualcosa? Beh, dimmi in 2 secondi la prima cosa che ti viene in mente rispetto a questa cosa che tu vedi. Quello che vogliamo tentare di fare in un clima di ridondanza, in un ambiente di ridondanza di pensiero che ormai viene dalla formazione di massa in questo paese, ma non soltanto, cerchiamo di tirare fuori dalla popolazione e da coloro che hanno un'idea che vorrebbero mandare avanti, oppure che vorrebbero utilizzare appunto come seme all'interno di un altro contesto, perché è una piattaforma assolutamente partecipativa, diamo loro la possibilità in qualche misura di dire in base al loro background e indipendentemente dal loro background, perché qui noi abbiamo una situazione paradossale che spiegherò fra poco, chiediamo un contributo di questa natura, quindi di vedere in base alla nozione che viene masticata appunto dalla macchina, chiediamo di dare una serie di delucidazioni, una serie di intuizioni.
queste intuizioni finiscono appunto per generare il documento complesso, che finisce per tornare al gruppo di lavoro. Quello che otteniamo è un documento che sostanzialmente permette di ottenere un semilavorato concettuale. Questo semilavorato viene effettivamente poi interpretato dal gruppo di lavoro che ha sottomesso il batch. Diciamo che gli interventi verranno comunque stimolati in relazione a quattro challenge precise che riguardano appunto il rapporto del patrimonio con il processo di costruzione del patrimonio, il patrimonio con l'idea di patria, il patrimonio con tutte le forme di innovazione e quindi anche la possibilità di comprendere il patrimonio come una risorsa per produrre nuove forme di impresa creativa, e infine il rapporto fra il patrimonio e la privatizzazione e quindi la proprietà del patrimonio. Il documento complesso alla fine verrà analizzato per riuscire a sintetizzare quelle che possono essere delle proposte di iniziativa popolare che vadano poi dirette ai policy makers. Di fatto il progetto non è altro che uno strumento dell'Unione Europea per intercettare quelle che sono le idee e il modo di concepire il patrimonio e la cittadinanza da parte dei cittadini europei, e quindi il modo in cui i cittadini europei, scusate il gioco di parole, possono sentirsi tali grazie al loro rapporto con il patrimonio. I contenuti appunto sono molto diversi fra di loro, saranno molto diversi fra di loro, non solo dal punto di vista materiale, del materiale che viene immesso nella piattaforma, quindi video, immagini o testi scritti. Per di più saranno prodotti testi in 3 o 4 lingue diverse. L'inglese, questa è una cosa su cui appunto penso di dover mettere un accento. L'inglese viene utilizzato soltanto come lingua ufficiale per i documenti ufficiali e come lingua di mediazione fra le equip scientifiche, però è importante che i contributi vengano messi nelle lingue dei paesi che partecipano, perché nella lingua stessa c'è il patrimonio, e attraverso l'interazione con la lingua e con i dialetti anche, quindi tutti i contributi che verranno messi dovranno partire proprio dai territori. L'idea di patrimonio come base per un'identità comune, forma di cittadinanza europea, parte da un'idea di cittadinanza che è la cittadinanza delle piccole comunità in Europa, e che possono costruire così dal basso un patrimonio comune e non qualcosa che può essere imposto dal governo centrale. Il crowdsourcing è un qualcosa che normalmente si applica a componenti che hanno un basso contenuto di impegno mentale. La piattaforma fornisce un sistema di ripartizione degli utili sulle operazioni profit, che sono sostanzialmente qualificanti per chi lavora, quindi non si tratta di sottrazione del lavoro, non si tratta di abuso di forza lavoro, ma si tratta da una parte di riconoscere l'effettivo contributo a chi lo ha fornito, e dall'altra parte fornire un sistema di ripartizione degli utili sul lavoro svolto che sia il più possibile equo. La piattaforma è essenzialmente no profit, però è senz'altro scalabile, ma come abbiamo anche detto durante la presentazione, ha un modello economico di natura freemium sostanzialmente, per cui il 5% delle attività che richiedono transazione economica supportano il 95% delle attività rimanenti, quindi la partecipazione è di per sé un valore. Una delle nostre prime idee era che stavamo pensando ad una piattaforma che nel suo tono generale si collocasse tra Facebook e LinkedIn, quindi che avesse in qualche misura un po' la relativa poca serietà di Facebook ed una professionale di LinkedIn, per arrivare ad avere uno stato per cui l'eclettismo e soprattutto la qualità delle idee fosse premiata al di là, diciamo, del pedigree del proponente. Il nostro ruolo nel progetto sarà quello di aiutarne la promozione e la diffusione. In particolar modo la piattaforma PanSpeech avrà bisogno di essere frequentata e arricchita dal contributo di numerosi operatori, ed è questo quello che farà Cresco. Cresco si occupa della valorizzazione e della diffusione dell'arte contemporanea e nel suo manifesto dichiara proprio tra le prime righe che il suo orizzonte ultimo è il pubblico. Di fatto il progetto Inherit non fa altro che chiedere a chiunque avesse delle competenze o una passione
o una sensibilità rispetto al patrimonio culturale, di condividere con gli altri queste competenze. È un'azione che va a costruire una informazione, va a comporre insieme al contributo di tanti altri un quadro, un mosaico ricco di quello che può essere l'universo di senso e di narrazioni che attorno ad un bene culturale si può aggregare. Probabilmente molto meglio centinaia di piccole iniziative che però sono sostenibili piuttosto che del caso che va su Wired e diventa il caso mondiale.